Volete vedere come facciamo uno dei panini più buoni di Sicilia con questa prelibatezza? Cosa abbiamo qui? Beh, questa è una tuma di mucca fatta con il latte munto di questa mattina. Appunto, l'unico ingrediente che ha questo formaggio straordinario, che chiamare formaggio sarebbe molto riduttivo, è appunto il latte. Non c'è nemmeno il sale, non ci sono conservanti. È l'ideale da mangiare così, o altrimenti fritto in padella con le uova per un'ottima frittata come piatto unico. Quale panino ci preparerà? Beh, faremo un panino con la coppa di suino nero, tuma per l'appunto, tuma vaccina e pomodori secchi. E allora iniziamo il video. Buongiorno a tutti gli amici di Bella Sicilia. Buongiorno amici di Bella Sicilia, buongiorno Adriano, benvenuti anche a Onnesaro. Per il panino di quest'oggi ho scelto un bel panino di semola di un paese che tu adori tantissimo, lo so, San Marco d'Aluzio. Un paese straordinario dove fanno delle cose davvero molto 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 buone. Questo è fatto con farina di semola, cotto nel forno a legna. E mettiamo una fantastica coppa, come detto prima, di suino nero dei Nebrodi. Altro prodotto straordinario delle nostre terre. Nostra amata terra di Sicilia, ve la faccio anche vedere perché è veramente buonissima. Andiamo a mettere il panino accanto alla nostra fantastica tuma, appena arrivata, come detto prima. Tagliamo qualche generosa fettina. Questa, tra l'altro, viene buonissima anche fritta in padella con le uova. Potete notare dalle immagini, penso che si veda che ancora fuoriesce tutto il latte, latte freschissimo appunto munto questa mattina, guardate un po', non mi viene già il languorino soltanto a guardarla, a me sì, Viene tra l'acquolina in l'altro bocca, guardate. eccola qua, la tuma fresca di un amico, lui si chiama Federico Fazio, è di Galatino Amertino. Ed è un ragazzo straordinario che fa delle cose veramente buonissime. E adesso aggiungeremo dei pomodori secchi per concludere il nostro panino. Pomodori secchi che in un panino siciliano quasi mai dovrebbero mancare. Eccolo qua, il nostro panino siciliano di oggi con coppa di suino nero, tuma fresca e pomodori secchi. Buon appetito! Perché non perdersi un panino del genere? Gustando un panino del genere, cosa si prova? Cosa si vive? E questo lasciamolo dire a chi lo assaggerà. Noi ti aspettiamo qui in Onnesaro. Ringrazio gli amici di Bella Sicilia e a te Adriano. Questo è un omaggio per te, così lo assaggerai tu e poi ci dirai tu cosa si prova. Grazie, salutiamo gli amici di Bella Sicilia. Un caro saluto e viva le tipicità Viva le tipicità di Sicilia. di Sicilia. Grazie, Ciao a arrivederci. tutti. Complimenti Saro, ed a volte oltre che cosa si gusta, è importante anche come la si gusta. Gustarla in questi contesti come il laghetto di Torrenova, ogni pietanza assume quel tocco in più di gusto. E complimenti Saro, davvero un panino squisito, che dedichiamo a tutti gli amici di Bella Sicilia che amano le eccellenze della nostra isola.